Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Come avrete sicuramente intravisto dalla copertina e letto dal titolo, oggi vi mostrerò ciò che ho trovato nella Valentine's Mystery Box di Jeffree Star. Questa raga è quella mega gigante, non so se rende l'idea di quanto sia enorme. Ovviamente l'ho già vuotata e riempita con tutti i vari pack, quindi direi di non perderci in ulteriori chiacchiere e andare subito a vedere che cosa ho trovato all'interno. Direi di partire con la cosa che mi ha fatto restare un po' meh, nel senso, io mi ero spoilerata questa box, in realtà anche la più piccola, già un po' di tempo fa, proprio appena erano uscite, e avevo visto che nella piccola si trovava il bundle dei rossetti viola, mentre in quella grande, quella dei nude, che non avevo e volevo tantissimo. Io ovviamente apro la box e trovo quella dei rossi e dei rosa, che raga, questa è tipo la mia terza, perché ne avevo già una tipo dall'anno scorso circa. L'ho ritrovata nella mystery box di Halloween e l'ho ritrovata adesso. Questa è, diciamo, che è la cosa che mi ha fatto restare un attimo così. Ve la faccio anche vedere all'interno, perché comunque è molto molto bella. Tra l'altro contiene unicorn blood, che è una delle mie colorazioni preferite in assoluto, molto bella anche retro. Poi vabbè, sapete, io amo i rossi. Qua c'è anche una citazione a Shining, amo tanto. Voleva salutare il Bucky, comunque sapete io amo tantissimo. È molto bello anche Wifi se vi piacciono i rossi. Questi sono un po' sparafresciosi. Questo profuma di cocomero, anche questo profuma, non so bene di che cosa, però profuma, è tipo forse menta dolce, potrebbe, infatti la amo. Questi sono quelli più nude, questo è un bel fucsia, rossetto velvet wrap. Questo ce l'ho su, in questo momento l'ho utilizzato nel video di scorsa settimana, che se vi siete persi andatevelo a recuperare. Amo tantissimo questi rossetti, anche proprio a livello di pack, li trovo veramente veramente belli. Ok, oggi tra cavie che sono in giro, che stanno girando per casa, gatto impazzito. Ok, ho messo via il gatto così non fa casino. Vi stavo dicendo, hanno un pack bellissimo, mi piace un sacco anche il colore, ma poi proprio è pesante. Chiusura calamitata, bellissima. E questa è la colorazione Celebrity Skin. Palettina esclusiva della Mystery Box grande, Heartbreaker. Questa è una palettina di illuminanti, Texture Skin Frost. Lo potete vedere anche già dalle cialde così, non è quella a base bianca con tutti i riflessi, è quella diciamo più classica. Se non erro la sua prima formula di illuminanti. Lip Scrub, questa è la fragola. Io amo i lip scrub, questi Jeffree mi piacciono tantissimo, ce n'è dentro un sacco, ma poi sono super profumati e sono edibili. Io avevo già quello dalla box di Halloween all'anice, che io raga non amo l'anice proprio per niente, però quello mi piace, secondo me perché è molto zuccherato, cioè tipo base zucchero, quindi per quello penso, e poi sicuramente perché è di Jeffree Star. The Gloss, il primo di una lunga serie. No, in realtà ne ho trovati due più uno scelto da me, perché per tutto il mese di febbraio, tipo dai $40 in su di spesa, regalavano un gloss. Questa è la colorazione Control Freak, Let Me Be Perfectly Clear, questo è il gloss trasparente, sempre molto utile. E Midnight Leak, questo potete immaginare che è quello che ho scelto io, vero? Questo l'ho già utilizzato, è super particolare perché è, ve lo swatch magari, è nero sheer. Vedete, è molto sheer, non è come i Supreme Gloss che hanno un colore molto pieno, come se fossero dei rossetti liquidi vinilici. Di questo mi piace il fatto che sia così sheer, perché magari può rendere molto più dark qualsiasi rossetto, quindi approvato. L'ho già provato sul nero ed è bellissimo. Io come rossetto nero di solito utilizzo quello di Fenty, e prima di avere questo, per renderlo glossato, vabbè, mettevo semplicemente un gloss trasparente, però lo andava a rendere un po' trasparentino in certi punti. Questo no, questo vi evita questo effetto, anzi va a rendere tutto ancora più extra. Ombretti mono, sto giro ne ho trovati tipo 5, peccato che 3 li abbia già in una palette. Tra l'altro tutti nella stessa, nella Weird Palette, che vi straconsiglio, è veramente bella. Quindi partirei appunto da quei tre. Sto parlando di Freak Show, bellissimo, un marrone bellissimo, 1985. Questo è tipo un malva super freddo. Razor Blade, un argento, che non avevo invece, Divine Intervention. È molto bello questo perché ha tutti i riflessi verdi. Questo è tipo dalla Blood Money, penso, sicuro. Ed infine Private Island, che anche questo credo di non averlo.
credo. Però non ho ancora capito da che palette proviene. Fatto sta, raga, che non lo so. Secondo me sarebbe molto più figo se come ombretti mono ne facesse tipo di esclusivi, non di quelli che potete trovare in altre palette. Ring Glide per telefono, io innamorata, raga, cioè è bellissima. Sono quelle a pinza, appunto, le mettete sul telefono e vi fa la luce. Il ghetto è così e adesso spero di non accecarvi, magari ve lo faccio vedere così. Ok, dalla mano si vede. C'ha la luce caldissima, super fredda e neutra, che non si vede. Nella neutra un mix di luci fredde e calde, bellissima. Caricatore, infatti anche all'interno trovate il suo caricatore, ovviamente. È molto molto bella. Io ne avevo già due di queste ring light da telefono, prese su AliExpress. Si sente comunque che è fatta molto meglio. Matita labbra nella colorazione Calabasas. Tra l'altro di questa colorazione, cioè il rossettino anche qua, di queste matite ho già provato Unicorn Blood. A parte la colorazione che è una delle mie preferite, ma intendo proprio come formula, è bellissima, è super morbida, la potete anche utilizzare come rossetto. Correttore Magic Star nella colorazione yellow, io contentissima perché avevo pale yellow, che praticamente è la mia colorazione, non da correzione insomma. Questa invece è perfetta per andare a correggere l'occhiaio e piango tantissimo perché ho due di questi correttori e entrambi li ho trovati con la stellina rotta. Questa l'avevo anche aggiustata, però si è rirotta, non so dove sia finita. Sono super delicate queste stelline e purtroppo, vabbè. Tra l'altro tipo di pale yellow, anche nella sua confezione all'interno non c'era il pezzetto rotto. Di questo sì, infatti l'avevo reincollato. The Gloss Improper, bellissimo, malva, super super freddo, mi piace un sacco. Mi piace molto questa formulazione, io ho provato, mi pare Supreme Queen, che ce l'ha mia mamma ed è un rosa fucsia freddissimo. Proprio come prodotto mi piace perché, come vi stavo dicendo poco fa, sembrano dei rossetti liquidi vinilici. Velour Liquid Lipstick, amo questa formulazione. Questa penso che sia una colorazione esclusiva di questa box, credo, perché non l'ho mai vista, non l'ho mai sentita. Anche il pack è super bello, è tutto rosso specchiato con i loghi olografici. Orgy Palette, questa mi mancava, in realtà non l'ho mai desiderata fortemente come altre palette di Jeffrey, semplicemente perché è una palette totalmente nude matte. Ho detto magari non è la cosa che più necessito nella collezione, però raga, a vederla dal vivo è veramente veramente bella. Cioè alla fine c'è talmente tanta scelta di nude che magari alcuni non avevo neanche in altre palette, capito? Quindi dai, alla fine ci sta, l'ho già provata, ha una qualità, raga, non vi dico neanche, cioè meraviglia. Quindi super contenta di averla trovata. Non so se avete mai preso delle mystery box di Jeffree Star, però quelle nella versione grossa vi richiedono una taglia. Non è la taglia della box, ma è la taglia di un capo di abbigliamento, perché nelle grosse c'è sempre qualcosa della linea di abbigliamento. E in questo ho trovato questa maglietta Easy nera con il logo, ma raga, il retro alla vita è stupendo. In pratica è lo stesso logo che ha sul davanti, però in versione gigante. Questa è una taglia L calcolata, io di solito porto una XS, però queste magliette mi piacciono tantissimo usate da vestito, quindi la L è perfetta. E passiamo ora all'ultimo prodottino che ho trovato nella box. Ne sto parlando, raga, dello specchio. Quanto è bello, in linea ovviamente con tutta la collezione. Ve lo faccio vedere un po' così perché non vi voglio accecare, però il davanti appunto è così. Questo è il retro, meraviglioso. Amo questa combo colore, la scritta in rilievo, non so se rende, penso di sì. Ovviamente come in tutti i suoi specchi nel manico c'ha il logo, davanti la stellina e dietro Jeffree Star Cosmetics. Volevo trovare questo specchio, mi piaceva tantissimo, è veramente veramente bello secondo me, wow. E quindi nulla raga, questo era tutto ciò che ho trovato nella mystery box. Io super 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 contenta. Fatemi sapere qual è stato il vostro prodottino preferito, io in realtà non saprei scegliere. Io come al solito vi lascio giù nell'info box linkati tutti i link per andare a seguirmi anche sugli altri miei social. Se vi siete chiesti come ho fatto questo look, andate a recuperarvi il video di scorsa settimana. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me fino a questo punto del video. Vi mando un mega bacione e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovissimo video. Ciao!